42 DOC, 18 DOCG, 1.400.000 ettolitri di vino, il 7% del vigneto Italia. Queste le cifre della carta d'identità minima del Piemonte, che qua alla 47esima edizione del Vinitaly è presente con oltre 600 produttori, piccoli e medi, oltre a quelli grandi che hanno un proprio stand. Claudio Sacchetto, assessore regionale all'agricoltura. Parliamo di ottimismo, c'è un'aria di ottimismo che aleggia nello stand della Regione Piemonte, è vero o è solo una mia impressione? No, è vero ed è confermato anche da questi momenti, queste ore che stiamo passando con i produttori, con gli industriali, con coloro comunque che rappresentano il comparto vitivinicolo del Piemonte e commentando con loro questa prima giornata del Vinitaly notiamo che c'è appunto un certo ottimismo, una certa effervescenza del settore, derivante anche dal fatto che comunque almeno per quel che riguarda l'export le vendite continuano a tirare. 47esima edizione del Vinitaly, il Piemonte è sempre la regione più importante, il 14% dei produttori arrivano dalla nostra regione, 600 piccole e medie aziende portate dall'Union Camere. Questo vuol dire che il vino è una voce importante per la nostra economia? È una voce importante per l'economia del paese, perché oggi a questa 47esima edizione di Vinitaly c'è il mondo intero del nostro paese, non c'è regione d'Italia che oggi non sia qui in qualche modo presente. Certo, noi la facciamo un po' da padroni alla grande, queste 600 imprese, questa carica dei 600 che vogliono sfidare, io credo grazie anche all'aiuto fondamentale di Union Camere della Regione Piemonte, vogliono sfidare il mare aperto, io credo il mercato globale, perché oggi qua in questi giorni arrivano i buyer del mondo. Per Giorgio Scrimaglio, presidente dell'Enoteca regionale del Nizza, un prodotto che voi volete assolutamente rilanciare. Ma sicuramente, io parlerei di realtà, non solo più di potenzialità e di rilancio, parlerei di realtà. La Barbera di Nizza Monferrato ormai è accettata non solo dai giornalisti e dagli esperti di settore, ma anche finalmente dal consumatore finale. Franco Morando, Montalbera. In pochi anni Rucchè ne ha fatta di strada. La qualità di tutti i produttori è aumentata esponenzialmente negli ultimi anni. Questo ha portato sì che il consumatore finale gradisse la piacevolezza, la grande qualità e il grande sforzo di tutti i produttori. Elisa Mazzetti, le novità di quest'anno sono intanto l'ampliamento della gamma. Sì, quest'anno abbiamo ampliato la gamma Spirito Italiano, quindi nuovi liquori sono entrati a far parte di questa gamma. Abbiamo Lemon Ice, un liquore al limone, Menta Ice alla menta, al miele e il tè verde. Quindi dei prodotti sempre più giovanili, più facili da degustare, anche proprio appunto per questa categoria di consumatori che comunque rimane sempre importante, ma come noi ricordiamo sempre bisogna consumare con moderazione e soprattutto con intelligenza. Ecco. Erbaluce, un vitigno piemontese a cavallo fra le province di Torino, Vercelli e Biella, che sta incontrando sempre più successo anche all'estero, però intanto ricordiamo un po', da questo vitigno si ottengono tre grandi vini, quali sono? Sì, da questo vitigno si ottengono le tre tipologie classiche della vinificazione in bianco, che sono il bianco secco, lo spumante e il passito. Vorrei dire che è un caso unico in Italia che da un vitigno tutte e tre le tipologie divengano poi con la vendemmia 2010 a denominazione d'origine controllata e garantita. Francesco Bergaglio, consorzio del Gavi, è un vino che sta patendo un po' ultimamente. Cosa patisce? Assolutamente, siamo sempre sold out, la produzione è tra gli 11 e 12 milioni di bottiglie e per fortuna nelle cantine non abbiamo giacenze, per cui soprattutto all'export è un vino che funziona, piace molto. Massimo Rivetti, produttore di Moscato. Che cosa si può fare per far conoscere e apprezzare un po' di più il Moscato in Italia che non sia soltanto le solite feste comandate? Allora, il Moscato è uno di quei prodotti dolci, quei prodotti che comunque viene fatto in Langa, viene fatto nel Monferrato, è uno di quei vini che ha veramente una tradizione contadina, non è solo il vino delle feste, non è il vino solo della ricorrenza, il vino per il panettone o il vino per la colomba. E tutti noi italiani dovremmo avere una bottiglia di Moscato in frigo, perché il Moscato
è uno di quei prodotti che ha solo 5 gradi di alcol, ha quelle bollicine che comunque ti ricordano la festa, l'allegria. Non c'è niente di più bello che bere una bottiglia di Moscato, un buon bicchiere di Moscato che ti lascia comunque un ricordo. Aldo Vaira, il mondo del Barolo al Vinitaly, si intravede una luce alla fine di questo tunnel? Quali sono le vostre sensazioni? Le sensazioni sono quelle di giornate di primavera, non soltanto perché siamo in primavera, ma questa è una fiera internazionale. Il pubblico, la parte più importante del pubblico a livello numerico sono importatori, gente che arriva dall'estero e gente che è attratta dalla bellezza delle cose dell'Italia, del vino italiano, e ci portano la primavera in questo modo. Guido da Milano, come azienda siete reduci da Düsseldorf, dal Provine, diciamo un'esperienza nuova per anche incontrare nuovi mercati? Siamo freschi di arrivo dal Provine, è una fiera tecnicamente un po' diversa, molto più tecnica, qua una fiera dove ci si ha la possibilità anche di incontrare molti clienti italiani. Comunque c'è molto interesse sempre verso questa fiera importantissima e ci tengo sempre a ripeterlo che ci sono molti giovani che comunque è una continuità e il futuro per il nostro prodotto.